Samuel però svela, qual è stato il più grande sacrificio all'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi, l'ex naufrago ha rivelato di aver sentito fortemente la mancanza della sua famiglia. Samuel Peron per un soffio non è riuscito a portarsi a casa la vittoria dell'ultima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria. Difatti meglio di lui ha fatto solo l'attore di origine turca Aras Şenol. Si segnala che sull'ultimo numero del magazine Nuovo ha rivelato che il più grande sacrificio nei mesi passati in Honduras non è stato tanto il fatto di non avere comodità e cibo a volontà, ma di stare lontano dalla famiglia. Il sacrificio più grande non erano tanto le restrizioni e l'assenza di comodità ma piuttosto la lontananza dalla mia compagna Tania Bambaci e da mio figlio Leonardo. Samuel Peron ha rivelato cosa farà adesso dopo la sua esperienza in Honduras. Successivamente il giornalista del settimanale Nuovo ha chiesto all'ex concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi cosa farà adesso. E il ballerino, il quale ha confessato che nel periodo in cui è stato in Honduras ha capito di aver fatto del male alla compagna e al figlio, anche se ovviamente involontariamente, ha dichiarato di voler assolutamente recuperare tutto il tempo perduto con i suoi affetti più cari. Sto cercando di coinvolgerli in tutto quel che faccio. Ho capito che loro sono il mio ossigeno. Tania però ha già detto che adesso sono troppo presente. Motivo per cui l'ex naufrago del reality show dell'ammiraglia Mediaset non ha fatto mistero che ora come ora devono trovare comunque un equilibrio. L'ex naufrago ha le idee chiare sulla sua carriera. Il giornalista di Nuovo ha poi chiesto a Samuel Peron se ha già pensato in quale direzione procederà la sua carriera. E l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha subito tenuto a far presente che oltre al ballo è da 2 anni che sta studiando canto e adesso si è dato pure al teatro con la commedia intitolata Ti amo o qualcosa del genere. Sono insieme a Roberta Giarrusso e Milena Meconi. Mi metterò alla prova come attore. Quest'ultimo non ha però nascosto che uno dei suoi sogni più grandi è quello di poter avere l'occasione di cimentarsi nella conduzione di una trasmissione incentrata sulla danza, sul canto e sui giochi in generale. Detto questo ha anche rivelato che al momento non sa ancora cosa lo aspetterà nella prossima stagione oltre il teatro, aggiungendo di essere comunque aperto a qualsiasi possibilità. Non so ancora cosa mi attenderà nella prossima stagione oltre al teatro, sono aperto a qualsiasi prospettiva.